Complimenti Bruno, non soltanto per la vittoria, ma perché il Notaresco, attraverso il gioco e una grande organizzazione, ha portato via tre punti preziosi. Sì, è stata una bella partita, abbiamo giocato un buon calcio, il primo tempo soprattutto, il secondo un po' ci siamo un po' abbassati, abbiamo smesso un pochino di giocare, ma nello stesso tempo siamo stati sempre pericolosi. Sono contento della prestazione, sono contento che i ragazzi rispondano sempre bene ogni settimana, questo è il giusto premio per i tanti sforzi fatti dall'inizio. Abbiamo sempre lavorato tanto e duramente, adesso stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato dall'inizio dell'anno. Qual è il segreto di questo Notaresco? Ma il Notaresco ha tanta spensieratezza, ci credono ampiamente sul lavoro che facciamo, i ragazzi rispondono bene, c'è grande entusiasmo, c'è voglia di fare bene e quindi per noi è sempre un motivo di stimolo affrontare queste partite, perché poi dopo giocare contro queste squadre è bello e i ragazzi, ripeto, danno sempre tutto dal primo giorno e sono orgoglioso di loro. La squadra ha giocato un grande incontro, gioco collettivo, del resto il calcio è così, però uno su tutti, credo che Marrancone sia stato davvero devastante oggi. Sì, ma non solo Marrancone, i ragazzi hanno giocato tutti quanti una grande partita, Belloni, ma tutti, devo dire veramente tutti sopra le righe, e questo mi fa contento perché i ragazzi veramente credono in quello che facciamo. Per quel che riguarda il mercato, ha già messo dentro nel secondo tempo i due nuovi acquisti, insomma si muoverà ancora il Notaresco? Ma adesso vediamo un po' come si evolve il mercato, noi siamo vigili, siamo andati ad intervenire dove secondo me eravamo un po' carenti, abbiamo preso giocatori forti, Formigone è un giocatore di esperienza, ci mancava un po' di esperienza dietro, davanti avevamo bisogno di altre caratteristiche e quindi la società mi ha accontentato. Siamo contenti, adesso vediamo come il mercato, ma io sono contento di ragazzi che ho.